Il caldo che fa! Oh mamma, che calore! Eh sì, oggi fa caldo, domani nevica! Domani nevica? Ma no, è un modo di dire che non esistono più le mezze stagioni! Ma tu hai visto Pasqualino su Instagram? E chi è? Ma come? Tuo nipote Pasquale, quello che fa il detective con l'amica sua! E tu hai visto cosa si è messo in testa? Il cappello! Ma no, quale cappello? Si è messo in testa, di capire il significato del Natale! Non bastano le luci, Babbo Natale, i sassi... Su Instagram! Cioè, sti giovani non li capisco proprio. E Instagram chi è? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing on a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing on a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing on a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing on a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing on a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing on a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Eppure, a me manca qualche pezzo. Sarà davvero questo il vero senso del Natale? Bah! Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing.
ring all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing on a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. L'angelo, entrato da lei, gli disse: «Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te». Ella fu turbata da queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le rispose: «Non temere, Maria, perché hai trovato la grazia presso Dio». Tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ma
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Ha voluto stroncarlo con i patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una discendenza che prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca e abbia vita eterna. Tra le stagioni che non si distinguono più, gli stereotipi di sempre e il senso delle cose che troppo spesso sfugge, mi sa che siamo arrivati a capire il vero senso del Natale. Sì, hai proprio ragione. Il Natale non è cibo, famiglia e una valanga di regali. Tutto questo è molto bello, ma il vero senso del Natale è celebrare la nascita di una persona molto speciale. Ed è molto speciale, non solo per come ha vissuto, ma soprattutto per il motivo per cui è morto. Ma grazie a Dio, subito dopo è risorto. Che sia Natale, Pasqua o qualsiasi altro giorno dell'anno, è importante ricordarci che Gesù ha dato la sua vita per noi, perché potessimo avere una vita piena e abbondante. Lui è vivo ancora oggi e sta bussando al tuo cuore. Se vuoi avere anche tu una vita straordinaria, non aspettare e invitalo oggi stesso ad entrare nella tua vita. Sarà la decisione più saggia della tua vita. Parola di Spettori. Yes.
adesso al cielo e vita che più incredibile non c'è, e per stupirmi ogni giorno ed essere figlio di re. Gesù è vivo e vive in me, sì, Gesù è vivo e vive in me, sì, lui è vivo, lui è vivo, Gesù è vivo e vive in me. Al terzo giorno risorto è, per poter essere il mio amico e vivere accanto a me, per darmi accesso al cielo e vita che più incredibile non c'è, e per stupirmi ogni giorno ed essere figlio di re. Gesù è vivo e vive in me, sì, Gesù è vivo e vive in me, sì, lui è vivo, lui è vivo, Gesù è vivo e vive in me. Educatori Skids che hanno seguito i bambini.
che non è facile garantire un servizio tutte le domeniche, sotto Natale, sotto Pasqua, sotto Ferragosto, con tutti i servizi che facciamo come Chiesa. Quindi davvero grazie, grazie anche da parte del nostro pastore. So che anche lei è molto grata per questo lavoro eccellente che si sta facendo, e anche noi vi siamo grati. E siamo soprattutto grati a Dio che ci sta onorando con tanti bambini che stanno continuando ad arrivare e tante famiglie. Per noi è un onore enorme, non potevamo chiedere di meglio che curare i suoi cuccioli. Con questo cuore voglio chiamare mio marito, che si è nascosto perché mi fa fare a me le parti più difficili, perché abbiamo la possibilità di condividere con voi una parola che Dio ha messo nel nostro cuore sul vero senso del Natale. E sarà un momento dove adesso riceveremo qualcosa per l'intimità del nostro cuore. Quindi mentre i nostri bambini andranno giù, dove c'è una bellissima festa per loro e per tutti i loro amici, quindi amici dei bambini, scendete giù, perché vi aspettano torte, biscotti, patatine, altre feste, divertimento, balletti. Seguite i nostri educatori e nel frattempo noi cercheremo di avere una platea disposta ad ascoltarci. Ce la faremo nel nome di Gesù. Amen. Ok. Nel frattempo che loro se ne vanno, io vi racconto cos'è Schiz and Families. Facciamo così. Allora, Schiz and Families è quest'area della Chiesa che cura una fascia di età, quindi è un'area che fatica un po' più delle altre. E abbiamo la possibilità di curare i bambini la domenica mattina, seminando nella loro vita la parola. Però poi abbiamo anche delle cure speciali per le loro famiglie. Noi facciamo scuola per genitori, alla quale vi vogliamo invitare, abbiamo un programma speciale in cantiere. Poi facciamo dei pranzi in famiglia, voglio dirvi preparatevi, perché da gennaio faremo 5 pranzi con tutti voi che vi iscriverete e parteciperete, sarà bellissimo, giocheremo insieme, ci divertiremo, sentiremo genitori che hanno avuto delle vittorie importanti dentro la famiglia con i loro genitori, con i loro bambini, condividere queste vittorie e incoraggiarci. E poi, come sapete, noi abbiamo anche la nostra scuola, la scuola della Chiesa, dove ci occupiamo di fare anche la formazione intellettuale, cognitiva, l'istruzione dei nostri bambini. Stiamo cercando di creare tutto quello di cui i bambini hanno bisogno per crescere forti e sani, per avere le idee chiare sul bene e sul male, per essere gente di governo. Questa è la parola che Dio ci ha dato. E noi stiamo lavorando, mettendocela tutta, per creare la base, l'altezza e la profondità necessaria per tutto questo. E adesso che c'è questo momento che si sta finalmente creando, voglio dare la parola a mio marito, che è il nostro father, il nostro babbo Samuele, che ha una parola per noi. Allora, prima di tutto vi vorrei chiedere di fare un grande applauso a mia moglie e a Miriam, che davvero sono loro che si spendono un sacco con i bambini. E voi dovreste essere presenti alle nostre riunioni, perché nelle nostre riunioni loro fanno sul serio, hanno i computer aperti, parlano, stilano programmi, e io e Greg ci ammazziamo dalle risate. E quindi loro ci odiano, perché ogni volta che vogliono fare sul serio, noi cerchiamo di mettere giù un po' di risate, un po' di divertimento, però siamo una bella squadra, stiamo crescendo nell'amicizia, e questo sta portando un frutto in tutta l'area, quindi siamo davvero, davvero felici. Stiamo facendo un sacco di iniziative, non so chi di voi sa che da un po' di tempo abbiamo creato anche un gruppo di padri, che ogni settimana, il giovedì alle 6, qui è a Pioltello, ci riuniamo per pregare, stiamo credendo in un risveglio nell'area delle famiglie e dei bambini. Quindi siamo davvero, davvero felici del movimento che Dio sta facendo nella nostra vita. Adesso io vorrò fare un breve messaggio, non voglio tediarvi più di tanto, anche perché fuori fa freddo, è quasi sera, vorremmo essere belli a calduccio con una cioccolata, magari schiacciare un riposino. Oggi, dopo pranzo, noi volevamo riposarci un po' e Christelle, nostra figlia, voleva uscire. Allora Rose tentava di convincerla, gli ha detto: facciamo solo un riposino, sai qual è la differenza fra riposare e dormire? Ha detto: sì, lo so molto bene, quando riposi fai
quando dormi non te lo dico neppure. Quindi lei sapeva molto bene qual è la differenza. Io non vi tedierò, voglio solo portarvi un messaggio e poi preghiamo magari insieme, perché credo che, appunto, come abbiamo visto dai bambini, il Natale ha un significato profondo. E però una frase tipica che noi sentiamo sempre a Natale qual è? A Natale dobbiamo essere più buoni. Dobbiamo essere tutti più buoni. Ma cosa, che significa questo essere più buoni? Cosa significa essere più buoni? Io vorrei chiedere alla regia di mettere il versetto di Luca, se è possibile. Ecco, Gesù disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. E abbiamo preso questo verso perché in originale, in greco, scandalon è quella parte dell'ancora dove viene messa l'esca per acchiappare, per prendere, per agganciare. E qual è l'esca con cui Satana in chiesa e nella nostra vita in generale riesce ad agganciarci? Qual è l'esca con cui riesce talvolta a prendere le nostre anime, a portarci in una dimensione che non ci fa essere più buoni? Qual è quest'esca? È l'offesa. Quando noi ci offendiamo. Ma mi veniva in mente, no? Quel passaggio in cui non ci sarà nella regia, quando Gesù incontra il giovane ricco. Cosa dice il giovane ricco a Gesù? Dice: maestro buono. E Gesù cosa gli risponde? Solo uno è buono. Eppure noi, io da quando sono piccolo sento sempre a Natale che noi dobbiamo essere buoni, dobbiamo sforzarci perché è un periodo particolare e quindi dobbiamo essere molto buoni. Eppure talvolta ciò che ci impedisce di essere buoni è proprio l'offesa. È perché siamo offesi, perché qualcuno ci ha offesi, perché tuo marito ti ha offesa, perché tua moglie ti ha offesa, perché il tuo mentore ti ha offeso, il pastore ti ha offeso. E quindi talvolta non riusciamo a essere più buoni, il nostro cuore è duro, siamo rigidi, ci siamo irrigiditi e non riusciamo ad avere sentimenti buoni. Quindi non ci sentiamo buoni, anche se c'è Natale, anche se c'è la Coca-Cola, anche se c'è Babbo Natale, noi non riusciamo a produrre quelle sensazioni di benessere, di bontà verso il prossimo. E talvolta anche in chiesa siamo, c'è la lode, c'è tutto, ma noi non siamo così buoni, noi non siamo predisposti ad essere buoni. E infatti cosa dice il giovane ricco? Maestro buono. Ma Gesù gli dice: guarda che solo uno è buono, perché vivevano sotto la legge, solo Gesù, solo Dio era in grado di perdonare. La bontà da cosa dipende? Quando noi stabiliamo che una persona è buona, quando una persona è in grado di perdonare facilmente, ha un cuore morbido e riesce a perdonare facilmente. Io grazie a Dio ho avuto mia moglie nel mio matrimonio che è stata sempre più brava a perdonarmi di me e nel tempo anche io sono diventato buono. E mi ricordo, voglio raccontarvi un episodio proprio relativo alla bontà. Mi ricordo che lavoravo in un ristorante, io già conoscevo Gesù, avevo il cuore ripieno di Spirito Santo e volevo evangelizzare a tutto spiano. E ogni volta che ci riunivamo con tutti quelli dello staff, prima che cominciasse il servizio nel ristorante, io parlavo di Gesù. Era il momento del mio pulpito, io cominciavo a predicare. Tutti i camerieri, i cuochi mi cominciavano a fare domande, perché tu sai che al giorno d'oggi, se sei in un luogo di lavoro, è per 5 minuti, non bestemmi, non parli di donne, e non parli di qualcuno in maniera negativa, crei curiosità. È strano. E quindi mi cominciavano a fare domande, mi dicevano: perché tu non guardi le donne? Ma perché tu non dici parolacce? Ma perché tu non fai... Ed era il mio tempo della predicazione. E ogni volta che cominciavo a predicare, veniva lì un'unzione speciale, le persone cominciavano ad ascoltarmi, ma c'era un ragazzo, Fabio, che mi interrompeva sempre. Puntualmente, appena cominciavo a parlare di Dio, lui mi interrompeva in maniera dura: ma basta con queste robe, ma stai zitto, ma non parlare. E io dicevo: ma è mai possibile questo? Ogni volta, poi aveva secondo me l'unzionometro, appena scendeva l'unzione lui interrompeva e io nutrivo una rabbia nei confronti di sto Fabio. Dicevo: non è possibile, Dio vuole fare un'opera speciale in questo luogo e lui ogni volta mi interrompe.
però non potevo strozzarlo davanti a tutti, chiaramente, perché la predicazione sarebbe diventato qualcosa di diverso. E a casa ogni volta dicevo, ma guarda, sto qui. Un giorno mi sono convinto di pregare per Fabio. Ho detto, Dio, ti prego, io ti dico la verità. Io lo vorrei strozzare. Cioè, è di un antipatico. Ogni volta che io sto parlando di te, che le persone mi fanno domande, lui arriva e mi interrompe. Io veramente, però la tua parola mi insegna che io devo perdonarlo, che io devo pregare per lui. Io ti dico la verità, non io vorrei fare altro. Però voglio essere ubbidiente, ti voglio dire, Signore, aiutami a perdonarlo, aiutami a toccare la sua vita. E proprio mentre sto facendo questa preghiera, vedo un bambino in una strada di Palermo specifica, una via specifica, con le scarpe bucate, età 6 anni, che camminava da solo e piangeva. E comincio io a piangere, comincio a nutrire una compassione nei confronti di questo bambino che capisco essere Fabio, no? E basta, si chiude la preghiera, esco da quel posto e vado al lavoro. Comincio, prima dell'ora del servizio ci sediamo a tavola, cominciamo a mangiare, domanda tipica sulla Bibbia, su qualcosa riguardante Dio, chi mi interrompe? Allora, Fabio mi interrompe, tutti si alzano, se ne va al bar e io lo raggiungo. Dico, Fabio, ti posso dire una cosa? Dice, sì, dimmi. Dico, ascoltami, io capisco che tu sei arrabbiato, perché evidentemente c'è qualcosa nel tuo cuore, c'è un'offesa dentro di te. Io ti voglio dire una cosa. Io ieri ho pregato per te e ti ho visto, avevi circa 6 anni e camminavi in via con le scarpe bucate e piangevi. Apriti cielo. Questo ragazzo comincia a piangere, ma a piangere. Non si riusciva a frenare. Diceva, Fabio, che c'è che ti ho detto? Tranquilla. E lui piangeva, piangeva. A un certo punto finalmente si asciuga le lacrime. Mi dice, mi accompagni fuori? Allora andiamo fuori e lui mi dice, Samu, ti chiedo scusa, tu non lo sai, ma quando io avevo 6 anni, io lavoravo in un ristorante in quella via lì, perché mio papà a un certo punto ha avuto una grave malattia e non ha potuto più lavorare. E io da piccolo, età 6 anni, 8 anni, ero costretto ad aiutare lo zio al lavoro per portare dei soldi a casa. E una sera sono andato via dal lavoro arrabbiato, avevo le scarpe bucate e piangevo perché trovavo che Dio era ingiusto con la mia vita. Non era giusto che io da piccolo lavorassi per portare i soldi a casa e che mio papà fosse malato. È per questo che io sono arrabbiato con Dio, è per questo che ogni volta che tu parli di Dio a me monta una rabbia incredibile. E io sono rimasto scioccato. Da quel momento lui è cominciato anche a venire in chiesa con me, ha perdonato Dio, abbiamo pregato insieme. E mi è venuto in mente quel passaggio nella Bibbia, se lo potete mettere per favore, che è l'altro passaggio, ecco, Proverbi 18:19. Un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza. Le liti tra fratelli sono come le sbarre di un castello. Ora, che tu sia offeso con Dio, che tu sia offeso con tuo marito, con tua moglie, con il tuo mentore, l'offesa è una trappola del diavolo. L'offesa vuole portarti via da Dio. E quando ogni volta io penso a Fabio, penso a come il diavolo riesce a bloccare la nostra vita. E non vale solo per questa storia assurda, perché io in quel momento potevo non pregare per lui, arrabbiarmi con lui, tenerlo fuori da quei momenti di intimità con i miei colleghi, eppure lui non avrebbe mai potuto avere questa opportunità di stappare questa offesa dal suo cuore. In questi 20 anni che servo Dio insieme a mia moglie, ho visto tante persone lasciare la Chiesa, lasciare la fede, lasciare Dio per un'offesa. Sembra una cosa stupida, ragazzi, ma è una roba incredibile. E noi qua abbiamo visto tanti bambini, le famiglie, Natale, bello, è bellissimo, ma a Natale ci sono molte persone che sono sole, che non sono con la famiglia perché hanno litigato con tutti, perché sono offesi. Ci sono persone che hanno lasciato la propria chiamata perché sono offesi. Ma Dio ci vuole portare in una dimensione di perdono. E il perdono non è un sentimento, il perdono è una decisione.
è un percorso, talvolta richiede preghiera, richiede conflitto, richiede discussioni. A me è capitato un sacco di volte. Io per primo, se sono qui che sto predicando questo breve messaggio sul perdono, è proprio perché ho fatto talvolta fatica. Stare dentro un team, anche nel nostro team apostolico, nella Chiesa, non è semplice. Saremo sicuro offesi. La Bibbia nel versetto precedente dice che ci saranno le offese, ci saranno gli scandali. Non è un punto di domanda. Eppure noi non dobbiamo farci agganciare. Può succedere che ci offendiamo, sì. Il tuo mentore, tuo marito, le persone più strette a te ti offenderanno, sicuro, 100%. Ma questo periodo natalizio, no, dove tutti ci chiedono di essere più buoni, io credo che il messaggio che Dio ci vuole lasciare è proprio di iniziare a perdonare, di decidere di perdonare. Per questo vi leggerò ancora qualche altro passaggio e mi prenderò ancora qualche minuto, ma quello che vogliamo fare è pregare insieme, perché noi vogliamo ministrare, noi sentiamo nel nostro cuore che questo Natale tu devi rilasciare perdono, devi decidere di perdonare, è una decisione. E magari qui in sala ci sono persone che alziamo la mano, adoriamo, ma dentro il nostro cuore stiamo nutrendo offesa, oppure abbiamo offeso qualcuno, perché talvolta siamo carnefici, talvolta siamo vittime. Ma non importa, quello che importa è che Dio ci vuole portare in una dimensione di maturità dove decidiamo di entrare in un percorso di perdono. Io parlo di percorso perché talvolta ci richiede di entrare nella nostra camera, di combattere, di piangere, di pregare, esci da lì ma ancora in realtà non senti dei sentimenti di perdono che ti accompagnano. E talvolta è un processo proprio. Ma Dio su questo non transige. La Bibbia è molto severa con il perdono. Io credo che ci stiamo avvicinando a tempi molto difficili e Dio ci vuole preparare per andare in guerra, ma un soldato ferito non può andare in guerra. E le armi di Dio non sono armi umane, hanno a che fare con lo spirito, con i sentimenti, con le relazioni. Questa è la nostra battaglia, è contro spiriti, principati, potestà. E tu dici, ma cosa c'entra? C'entra perché se sei offeso, il diavolo ha un gancio dentro di te. Tu non ti senti libero, non ti senti libero di pregare, non ti senti libero di incontrare la gente, poterla abbracciare. E il problema del perdono, per cui c'è tanto focus su questo tema, è perché il perdono imprigiona te. Non è che perché tu perdoni sei bravo, finalmente hai perdonato quella persona, adesso sei un buon cristiano. Hai liberato te stesso, perché quando non perdoni sei tu che rimugini su quei pensieri. E talvolta quando non perdoni, talvolta per orgoglio, diciamo vabbè ma non mi sento offeso, non mi ha offeso. Però ti accorgi che in realtà non hai perdonato quando cominci a parlare male di quella persona, quando nutri pensieri in quella persona. E talvolta cominci a inquinare. E cominci a parlare in un certo modo. Magari il pastore mi parla in un modo duro, io ritengo che non mi ho offeso, però poi vado dal pastore punto, vado da Marico, però il pastore hai visto che modo di fare che ha? È un po' dura certe volte, tu cosa ne pensi? E cominciamo a inquinare le persone attorno a noi, perché dentro di noi c'è un veleno. Ma allora la Bibbia in Apocalisse ci dice, se potete trasmetterlo, di andare a prendere del collirio. Ci parla di collirio. Perché il collirio? Perché abbiamo bisogno del collirio? Quanti di noi quando sono arrabbiati si dice no? Sono talmente arrabbiato che non ci vedo. Perché la rabbia, l'amarezza ci toglie la vista spirituale. Non ci fa vedere più le persone così come Dio le ha fatte. Per quello che veramente sono, le giudichiamo secondo un'azione e rischiamo di perdere un'intera chiamata. Cioè, voi immaginate Gesù, che è stato sputato, che è stato trafitto, che è stato picchiato. Pensate se si fosse offeso. Gli avesse detto, guarda, ho fatto di tutto per l'umanità, guarda qual è la risposta. Ho fatto miracoli, ho moltiplicato i pani, gli ho dato da mangiare, ho fatto cose straordinarie, guarda qual è la risposta. Mi hanno picchiato, mi hanno sputato, no, io non vado in croce per questa gente. Sarebbe cambiata la storia dell'umanità. Ci staremmo ritrovando a non fare il Natale così con i bambini. Sto parlando di una cosa magari macro,
Ma io ho visto persone durante questi 20 anni offendersi e perdere la chiamata, perdere la possibilità di dare a disposizione della Chiesa, della propria famiglia, i propri doni a motivo di un'offesa. Ma Dio ci dice proprio in Apocalisse, perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco, per arricchirti e delle vesti bianche, per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Abbiamo bisogno di chiedere a Dio, io lo so, non è facile quello che sto predicando, non è semplice decidere di perdonare qualcuno che magari ha abusato di te, magari qualcuno che era in autorità, che ti doveva proteggere e in realtà ti ha attaccato. Anche perché nella Chiesa, quando è un ministro ad offenderti, quando è un fratello ad offenderti, cioè l'offesa assume il significato di tradimento dentro di te, ha un eco di tradimento, ti senti tradito, ti senti tradita, quindi non è facile. Ma Dio ci dice di comprare del collirio perché Lui ci possa fare vedere quella persona, quel mentore, quel marito, quella moglie, con i suoi occhi. Quindi proprio mentre ci alziamo insieme, mentre chiedo proprio un po' di musica, noi vogliamo pregare insieme, perché sappiamo che non è facile. Vogliamo pregare insieme a voi. A Natale vogliamo essere più buoni, ma vogliamo esserlo veramente, vogliamo essere liberati da sentimenti di amarezza, da sentimenti di condanna, di giudizio. Vogliamo permettere a Dio, mentre tutti gli occhi sono proprio chiusi, noi vogliamo consentire a Dio di invadere la nostra vita, di darci la possibilità di vedere quella persona con cui tu ce l'hai. Io credo che ognuno di noi possa avere una persona con cui in questo momento è arrabbiato, amareggiato. Non fare passare questo tempo di Natale senza che tu possa andare a chiedere perdono, senza che tu possa riconciliarti con un tuo familiare, con un tuo amico, con un tuo fratello, con tua moglie, con tuo marito, col tuo pastore, col tuo mentore. Alleluia. Mentre tutti gli occhi sono chiusi, vogliamo proprio pregare insieme. Sì. Prova a pensare a quella persona che ti è venuta in mente mentre mio marito parlava, o anche a quelle persone. Talvolta è l'intera famiglia che ti espelle, che ti tradisce, che ti isola. Talvolta sono tutti i colleghi di lavoro che di botto ti voltano le spalle. Talvolta è la vita stessa che all'improvviso ti volta le spalle e ti senti così solo e senti un profondo senso di ingiustizia. Ma questo è il momento per poter dire: Dio, se non lo conosci, chiamalo Dio, ma se lo conosci, chiamalo papà. Papà, mi ha fatto male. E l'altra domanda del cuore è: dove eri mentre mi facevano male? Prova a fare questa domanda, perché Lui ti mostrerà che era esattamente accanto a te e che mentre tu stai penando e ti stai struggendo e stai dentro una prigione, Lui ti sta fortificando, ti sta preparando per sfide più grandi, per avere quella pelle dura per andare in battaglia, per resistere, per vincere la battaglia dell'amore. Noi siamo chiamati a vincere la battaglia dell'amore, ad amare, a rialzarci, ad amare ancora, ad alzarci ed amare ancora, in particolare quelle persone spinose, quelle persone che ostinate nel voltarti la faccia, ostinate nel negare chi tu sei, il tuo ruolo, ostinate nel dirti non puoi parlare, non c'è spazio per te qui. Questo capita ovunque, a tutte le età. È un momento fra te e Dio. Pensa a quelle persone e di proprio: io ti lascio andare.
io mi dimentico del male che mi hai fatto, anche se non era giusto. Io mi dimentico e decido che da oggi ricomincerò a volerti bene. Forse non diventeremo di nuovo amici, forse non ti terrò vicino al mio cuore per impedirti di farmi di nuovo male, però io ti perdono. Se volete, pronunciate con me questa parola: io ti perdono, che la nostra anima ha bisogno di sentire che cosa abbiamo deciso di fare. Io ti perdono. Se volete, mettete il nome di quella persona, di quelle persone, perché i prigionieri siano rilasciati liberi e voi per primi. E io vedo tanti pesi, vedo persone lasciare tanti pesi, vedo ceppi ai piedi aprirsi e ai polsi essere rilasciati finalmente liberi di usare le mani per adorarlo, finalmente, alleluia, con un cuore leggero, con un cuore libero. E questo vale anche per te, che non hai mai chiesto perdono per i tuoi peccati, perché noi per primi abbiamo oltraggiato qualcuno. Noi che non conoscevamo ancora Dio, voi che forse siete qui per un nipotino, per un figlio, e non conoscete Dio, io vi prego, venite qua. Venite qua stasera, perché questo è il momento più bello della vostra vita, dove potete dire basta, basta con l'odio, basta con la solitudine, basta, basta con le ingiustizie, basta con lo sbattermi la testa nella solitudine, basta. Ma anche tu che sei credente da tanto tempo e ti sei ritrovato in quella situazione che descrivevamo prima, ti trovi adesso in quella situazione, non avere vergogna, vieni qua. Perché oggi è il vero Natale, oggi Gesù apre le porte del tuo cuore, Lui ti dà un biglietto per il cielo, ti dà la vita eterna, ti dà la pace, ti dà la libertà. Lui ti dà di nuovo la leggerezza. Ed io voglio pregare, pregare, Signore, grazie. Grazie che aiuti tutte le persone che sentono ancora il loro cuore duro a venire da te e a prendere quell'oro, a prendere quel collirio, quell'umiltà che serve per liberarsi prontamente da ogni trappola che la vita ci riserva. Amen. Io sentivo proprio qualcuno in mezzo a noi che fa una fatica enorme, che questo messaggio in qualche modo ti crea un conflitto, perché fai fatica a perdonare, perché hai bisogno di un aiuto. Ecco, io ti voglio invitare, vieni qua davanti, io voglio pregare per te, voglio pregare insieme a te, insieme a mia moglie e agli altri leader. Vogliamo pregare per coloro che stanno facendo una fatica enorme, che hanno un combattimento dentro il proprio cuore per rilasciare perdono. Sii coraggioso, non guardare chi c'hai a destra e chi c'hai a sinistra, vieni qua davanti, ti vogliamo aiutare, vogliamo pregare per te affinché tu possa rilasciare perdono. Ci sono persone in mezzo a noi che hanno cose importanti. Talvolta non è facile, ci sono alcune cose che sono facili da perdonare, altre che no. Vieni qua davanti, noi vogliamo semplicemente pregare per te, avvicinatevi qui. Vieni qua davanti, magari ci sono delle cose che non è neanche facile raccontare, che non è neanche facile dire, relazioni intime, perché spesso la mancanza di perdono è proprio dentro la famiglia, è nella persona più vicina a te, sono le persone che più ci feriscono. Vieni qua davanti, non avere, io credo che ci siano ancora persone che hanno bisogno di rilasciare perdono. Venite qua davanti. Nel frattempo che qualcuno vince il proprio combattimento, vorrei chiedere a chi c'è qua davanti di poter pregare per queste persone, di poter aiutare queste persone a ricevere l'unzione per perdonare. Alleluia, mentre quelli che sono dal posto continuiamo a pregare. Alcune persone sono state ferite profondamente dal padre. Non solo la fiducia, ma anche proprio delle cose molto più serie. Se il tuo problema è tuo padre, vieni qua per favore. Non lasciare passare questo Natale senza avere perdonato quella persona a cui hai creduto. Quella persona che ti ha abbandonato, per favore.
prendi questo perdono oggi, sarà per te come una mongolfiera, come poter ritornare a volare, poter dare ai tuoi figli un amore più puro, un amore più libero. Quando tu sarai liberato e liberata, tu potrai amare come non sei stato amato. Questa è la tua occasione. Io vedo delle persone proprio come se avessero dei ceppi ai piedi, non ti riesci a muovere dal posto. Vinci questo momento affinché ricevi il giusto aiuto, la giusta preghiera per rilasciarti libero, libera di perdonare. Lascia il tuo posto, smetti di combattere. Ora Maracheo te caria seja, Maracheo te caria seja, Maracheo te caria seja. C'è anche chi è tanto ferito dall'ultimo fidanzato, dall'ultima fidanzata, quello che ti ha lasciato all'improvviso, che ti ha lasciato nonostante dicesse di amarti e ti ha fatto credere di valere poco e che nessuno potrà più amarti come avevi sperato che lui o lei potessero amarti. Se tu hai questa ferita, corri qua per tornare a vederti bello e bella, amabile, per ricevere di nuovo la promessa di una vita amata. Io chiedo a chi sente fra i pastori, i mentori, di andare anche in giro, perché ci sono persone che non riescono proprio a scollarsi dal posto. Se ti senti guidato a pregare per qualcuno al posto, è una cosa buona. Sì, sì, questi momenti sono momenti preziosi, momenti rari. Fra poco finirà tutto, tu tornerai a casa. Non fare passare questo momento senza avere portato il tuo vero regalo con te. Fra poco questa lotta che senti finirà, potrai andare via, ma prendi il tuo regalo. Oramai esci. Crediamo davvero che Dio sta liberando dei cuori stasera e ti sta regalando non solo un Natale nuovo, ma una vita nuova. Perché la vita con il cuore libero è una vita nuova. Alleluia, io vi prego, alziamo le mani tutti insieme per ricevere questa libertà, Signore. Anche chi di noi non ha pensato di avere così tanto da perdonare. Vogliamo ricevere da te leggerezza, libertà. Visita i cuori di tutti, Signore. Visita i cuori di tutti, oh Dio. Visita in questo momento, Signore. Noi riceviamo il tuo amore e il tuo perdono per i nostri peccati di cui ogni giorno ci macchiamo. E ti ringraziamo per questa chiave pazzesca che è il perdono. Grazie. Per la cultura del perdono, grazie, per il segreto del perdono, grazie, perché non tutte le religioni predicano il perdono, perché non tutti conoscono la potenza del perdono. Tante persone vivono per cultura e per la loro fede, nella vendetta e nell'odio, ma tu sei il Dio dell'amore, il Dio della grazia, il Dio del perdono, e noi vogliamo essere un popolo che sprigiona amore, che sprigiona perdono, Signore, e noi riceviamo dal cielo oggi questo nuovo versamento di grazia, questo nuovo versamento di amore, per essere elargitori di perdono ed elargitori di amore. Alleluia, un popolo di gente capace di amare, di rialzarsi e amare. Ti ringraziamo, Signore, perché solo tu puoi fare questo miracolo e liberare dalla solitudine, dalla pazzia, dal dolore, da tutte le malattie psichiatriche e fisiche che arrivano per conseguenza della mancanza di perdono. Grazie. Grazie che ora stai anche guarendo. Anzi, stai guarendo cuori, stai guarendo corpi, perché tu sei buono e tu ci vuoi regalare cose che il mondo non può regalare. Grazie. E con questo grazie, che noi vogliamo chiudere questo momento dicendoti grazie per la tua vita, Gesù. Grazie per la verità di cui ci riempi e che ci dai nelle mani per essere persone che portano la verità ad altri. Grazie. Che sia un meraviglioso Natale per tutti. E se avete ancora legami di rancore con i parenti, non fate passare questo Natale, telefonate, mandate un messaggio, scrivete una lettera, fate in modo che questo Natale sia l'ultimo con una lite, con un freddo, con un gelo, con una barriera. Amen.
Amen. Mentre vi salutiamo e vi diamo una splendida domenica, io sono certo che alcuni di noi non sono riusciti a muoversi dal posto, a rilasciare perdono. Quando sei a casa, quando sei nella tua camera, chiedi aiuto a Dio, perché la libertà che sprigiona il perdono è qualcosa di speciale, che Dio possa aiutarti a uscire da questa cella di amarezza e di dolore. Vi vogliamo davvero benedire e augurare una splendida domenica. Ciao a tutti.